Sì, di sicuro nel mezzo ci sta la verità. Guardo in camera. Sì, sì. Ci sta la verità. Le produzioni tedesche ovviamente lavorano in un modo un po' più serrato, un po' più compatto, un po' più serio, diciamo, rispetto alle produzioni italiane. Proprio il modo come loro approcciano giornata, ma anche nei transiti da una scena all'altra, dall'impostazione della giornata, dall'efficacia, diciamo, dell'organizzazione, loro hanno comunque un qualcosa di proprio, no? Un impeto anche naturale, diciamo, quasi geneticamente radicato nella loro cultura, che non si sentono sicuri e non si sentono al 100% adagio se non hanno veramente pianificato tutto al millesimo per cento. Poi possono accadere comunque sbagli. Gli italiani, diciamo, hanno più spazio per l'improvvisazione, un po' più per la fantasia, non, e sono, diciamo, meno serrati, meno compatti proprio come tipo di organizzazione, so solo tecnica delle giornate quando si gira. Poi ovviamente culturalmente stiamo parlando proprio di universi diversi, che si mangia meglio qua, anche sul set, che in Germania, senza dubbio. Non so se posso dire che mi. Perché sarebbe forse ingiusto, perché comunque il lavoro è sempre bello, comunque lo svolgo, è bellissimo farlo qui in Italia. È chiaro che girare in Sicilia in estate è qualcosa di incredibile, invece di girare, diciamo, in Baviera in inverno, dove abbiamo di solito meno 16, meno 23, meno 15 gradi, perciò è chiaro che c'è un po' di differenza proprio culturale e ambientale. Però questo direi a grandi linee, diciamo, questa è la differenza che noto di più di tutto. E poi, diciamo, l'enfatizzazione dei tedeschi sono gli americani, che poi sono ancora peggio, ancora più muti, ancora più seri, ancora più organizzati. Pensare piccolo, pensare a storie piccole che poi però hanno, diciamo, un rilievo universale. Non cercare di creare chissà che cose, pensare da giornata in giornata, pensare piccolo, pensare ai personaggi, seguire veramente i personaggi, cercare di dare a ognuno di questi personaggi una propria vita, un proprio carattere, un proprio ritmo. Sì, un po' pragmatico come, diciamo, ambientamento e come svolgimento, però come si vede, questo misto di pragmatismo, però sullo sfondo di questa storia un po' fiabesca, no? Un po' fiabescata, si può dire una cosa del genere in italiano, sì. Scusate che da un anno e mezzo che giro in Germania e mi spuntano delle combinazioni assurde. Sì, diciamo che abbiamo una telenovela che ha qualcosa di una fiaba, no? Però in un contesto molto organizzato, ben compresso, molto pragmatico, pensato, piccolo, giorno per giorno. E secondo me il successo sta proprio nell'ascolto. Che la gente riesce a fare tante altre cose mentre ci ascolta. Più che vederci, io penso che tanti ci ascoltano. Infatti io sento spesso, perché quando mi vado a camuffare per andare in città, ti ho riconosciuto dalla voce, lo sento spesso che ti riconoscono dalla voce, non tanto dall'aspetto, ma è proprio perché lo ascoltano. E questo modo di strutturare storie come un ascolto, su questo sfondo un po' leggermente fantastico, penso che sia una buona combinazione. Poi con quelle montagne, la Baviera è veramente bellissima. È come, è non, addirittura non gli rende omaggio, così come la cerchiamo di inquadrare noi, perché è ancora più bella. Beh, io amo il personaggio perché è onesto, non gli piace mentire, gli piace dire le cose giuste, dritte, anche in un modo forse ironico, sarcastico. Ha tanti modi e sfaccettature e sfumature di dire una cosa che poi alla fine è vera, non cerca di rifugiarsi. E questo mi piace tantissimo di lui, questa schiettezza, che magari vorrei averla anche io un po' di più. Invece una cosa che odio di lui è che questo senso di giustizia un po' troppo esagerato, morale, autoritario, che ogni tanto gli viene forse per la responsabilità di gestire naturalmente un hotel a 5 stelle, tutte le responsabilità del caso, eccetera. Però sì, potrebbe essere più libero, potrebbe essere un po' più leggero, invece le sente molto le responsabilità e questo moralismo autoritario interno che gli è stato trasmesso anche dal padre, tutta la situazione lo rende un po' difficile ogni tanto da masticare, un po' granitico, di sicuro io non sono così.
voglia, assolutamente sì. L'identificazione c'è, la sento ed è sempre pericoloso esagerare. Per questo io 7 anni fa mi sono trasferito in Italia dalla Germania, ho detto addio alla tempesta e pensavo che fosse un addio abbastanza definitivo. Perché prima non mi piacciono appunto, le cose che si surriscaldano, deve trovare qualcosa anche una fine. Però qui c'è stato realmente il fascino che ho iniziato la tempesta quando ero più piccolo e avevo ovviamente da attore altre cose da raccontare, altri sbagli da fare, altre idee da interpretare, altri ideali. Poi uno diventa leggermente più maturo, un po' più grande. E scopre altre cose a un certo punto che sono importanti per lui. E sotto questo punto di vista a me mi piace ritornare, anche perché le storie sono cambiate, hanno aggiunto una figlia, hanno messo una famiglia più ampia. I fan mi hanno pregato veramente di farlo perché gli mancavo tantissimo e vedevo l'opportunità comunque di dargli un nuovo colore.